Buonasera a tutti. Pensavate che il venerdì santo Buonasera, noi avremmo buonasera. risparmiato, eh? Allora, siamo qui stasera, non parleremo né di argomenti interessanti, noiosi, motivazionali, nulla. Siamo qui solo per esprimere il nostro concetto sul rapporto che ci lega a voi che ci seguite, che avete, e farvi gli auguri ovviamente. Passo immediatamente la parola a Maria Grazia che, come al solito, avrà l'ingrato compito di iniziare questa mini diretta. Io come al solito inizio e finisco, non si sa mai come inizio e non si sa mai come finisco, però vabbè, questo diciamo che è il mio compito. Sì, stasera è una serata un po' particolare, non abbiamo preparato nulla che potesse essere un argomento sul quale disquisire, ma avevamo comunque voglia di farvi gli auguri, quindi ci tenevamo ad essere in diretta. E quindi niente, siamo qui semplicemente per farvi gli auguri. Ci auguriamo che ci sia qualcuno in linea insieme a noi che chiaramente ci contraccambia gli auguri mentre li daremo. Va bene. E Patrizia, tu che dici di bello? Patrizia la Serata vedo un po' ce stravolta in realtà. No, non riesco a capire, la nostra nonna Patti, ma che avrà fatto in questi giorni? Ho visto le merendine con lo yogurt, ma io mi sa, se ho capito bene, c'è molto altro dietro, c'è una grande cucina. Le cosiddette pizze Giulie, la pizza cresciuta della nostra Tivoli, sicuramente Patrizia avrà dato proprio il meglio di se stessa nel farle. Infatti sono reduce dalle pizze di Pasqua. Ne ho fatte ben 8. Due al Caspita, giorno ne ho bastiete in fatte. due, come fate a farne Ne ho fatte otto? 8 perché ho una pizza a te, una pizza a me, una pizza a mia figlia, una pizza all'altra, una pizza ai bambini. Comunque, E ho fatto un sacco di pizze. Mi sono tanto stancata che mi fa male pure la schiena e adesso basta, non ne faccio più. ho collaborato anch'io, non ci crederai, Sì. perché ho retto praticamente la pentola mentre Io ho lei fatto girare girava. la mentola mentre giravo la torta. Vabbè, Ugo, tu sempre il balletto comunque, qualche Sì, cosa sì, da fare ce sì. l'hai sempre, soprattutto quando cucina nonna Patti. Io sono il Attento pecchino perché d'Uzzo. prima o poi, con il fatto che lei cucina e sporca le cose, ti toccherà pure lavarle, Anche, sì. eh. Va bene, comunque, auguro a tutti una buona Pasqua. Diciamo una Pasqua, come posso dire, Serena. serena, ecco, Serena assolutamente e tranquilla. serena e tranquilla, perché purtroppo nessuno di noi sta tranquillo al 100%. Comunque vi auguro buona Pasqua e tanti bacioni a tutti. Oh, invece io faccio degli auguri particolari, faccio prima di tutto gli auguri al gruppo, ai componenti del gruppo UM2 Essence, poi ai fantastici amici che condividono con noi questa splendida avventura dell'attività che stiamo facendo, e poi faccio gli auguri a tutti gli amici che ci seguono. Che ci seguiranno sia sul nostro profilo, sul profilo di Maria Grazia, sul gruppo UM2 Essence e anche sul mio canale YouTube Ugo Coltellacci. Che fossiate, nonostante tutto, nonostante il lockdown, nonostante siamo agli arresti domiciliari, possiate trascorrere una Pasqua serena e felice, sperando poi di tornare a riabbracciarci tutti quanti come facevamo una volta. Eravamo felici e non lo sapevamo e non ce ne rendevamo conto. Un ciao a tutti, alla prossima. Ciao ragazzi a tutti. Ciao, 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 ciao a ciao, tutti, ciao, ciao. auguri.